già subito. Allora, è evidente che sono emozionato ed è un'emozione che io credo debba provare un po', debbano provare un po' tutti, perché qui a Saviano abbiamo una realtà, l'ANPI, che ormai è una realtà consolidata, e dopo questo congresso, che è un momento fondamentale e fondativo, lo sarà ancora di più. Io brevemente intanto saluto il sindaco e tutti quei convenuti che sono qui con noi, spero che arrivino anche altri. Intanto parto subito a presentare Luigi Marino, senatore, ex senatore, Vittoria Vella, lo conoscete tutti, il segretario provinciale Ivone, e in sostanza il 25 aprile di quest'anno, il 2021, grazie alla vittoria del sindaco e del suo schieramento politico a cui noi abbiamo partecipato, abbiamo avuto a Saviano il festeggiamento regolamentare del 25 aprile come festa della lotta partigiana di liberazione dal nazifascismo. Questo perché negli ultimi 40 anni, almeno quelli che ricordo io, qui a Saviano si festeggiava il militarismo post-fascista, si faceva la festa del 4 novembre, si festeggiavano i militari e molti di noi, io ricordo che da Milano seguivo le dirette web e c'erano tanti compagni che protestavano ovviamente anche in maniera, e adesso invece siamo riusciti appunto a rimettere le cose a posto. E a Saviano abbiamo il 25 aprile scorso inaugurato la sezione con una diretta di 2 giorni dove abbiamo fatto tutta una serie di festeggiamenti, insomma di ricordi che poi sono tutti online, se qualcuno vuole andare a vedere è tutto online. Noi abbiamo intitolato questa sede a Gennarino Capuzzo, tra l'altro ricordo, purtroppo lo sfortunato abbiamo perso, è morto. Noi organizziamo insieme allo zio Gennaro Mergesi, che ricordo, noi abbiamo un audio che lui ci donò per darci, diciamo, i saluti, per farci sentire la sua vicinanza in quanto già non era in salute quando l'abbiamo contattato. E dicevo, abbiamo intitolato la sede a Gennarino Capuzzo, che è quel ragazzino che con una bomba a mano muore, però, perché insomma viene ucciso, e ci ha ispirato il coraggio di un bambino, di un ragazzino, nella lotta alla barbarie neofascista e nazista. Quindi pensiamo di ispirare tutto il nostro lavoro, abbiamo pensato di ispirare tutto il nostro lavoro che dovremo portare verso i giovani, i sentimenti che hanno poi motivato le persone che durante la guerra partigiana hanno consentito che poi noi avessimo un paese civile e potessimo vivere la nostra vita con grande dignità rispetto alla loro. Purtroppo i sentimenti che ci hanno portato a creare l'ANPI qua a Saviano, cioè la risposta al neofascismo e ai vari fascismi che entrano sempre di più nella vita del nostro, hanno superato l'immaginazione. Noi sapevamo che dovevamo fare qualcosa, ma gli ultimi eventi, l'attacco dei fascisti alla CGIL, ha superato qualunque immaginazione in negativo. Cioè noi siamo già nel problema, già stiamo vivendo una situazione a livello nazionale di violenza e di attacco brutale ai simboli che la CGIL poi rappresenta, quindi del lavoro dignitoso, della dignità umana, e viviamo in un paese dove chi fa questo lavoro, cioè attacca tutti i giorni le istituzioni democratiche, ha strumenti, mezzi e è dentro le istituzioni, perché l'attacco che è stato fatto a Roma era annunciato, era saputo, ed è stato fatto probabilmente con una certa tranquillità da parte di questi soggetti e secondo me gli organi dello Stato che avrebbero dovuto intervenire e che non sono intervenuti. La settimana scorsa hanno tentato di ripetere la stessa cosa a Milano, però c'erano le istituzioni, c'erano i carabinieri, c'erano la polizia e quindi sono intervenuti evitando l'attacco
abbiamo un altro problema, che è il problema dell'elezione a Presidente della Repubblica, che io richiamo con attenzione stavolta. Noi rischiamo di trovarci un fratello di una persona uccisa dalla mafia con uno che con la mafia ci sta a contatto e l'ha finanziata. Cioè, c'è qualcuno in questo paese che continua a riproporre Silvio Berlusconi candidato a Presidente della Repubblica. Stanno facendo degli elogi che dobbiamo ricordare che proprio non ci piacciono. Quindi noi abbiamo il dovere oggi più che mai di organizzarci, non solo per organizzare ed essere preparati e presenti, ma anche per trasferire ai giovani un po' di idee perché possano organizzarsi anche loro e quindi fare in modo che l'ANPI sia il volano con cui noi dobbiamo arrivare ai giovani. Ecco, io ci avrei da dire un sacco di altre cose, però per stimolare il dibattito, per stimolare la discussione, darei subito la parola. Non so se il sindaco vuole portare subito un saluto. Sì, grazie. Sì, perdonate questa, come dire, questa invasione. Ti abbiamo invitato. No, ma no, questa invasione che mi sono alzato dalla sedia, ma purtroppo ho anche altre idee stamattina. La settimana è corta, io vedo nella platea una collaboratrice dell'attività comunale, la dottoressa Giovanna De Sena, e sembra che possa io tranquillamente dire che le giornate sono troppo corte, di 24 ore. Per come io mi sto dedicando alla mia attività, parlo di dedicarsi, non di risultati, possono essere positivi, magari il tempo lungo. Tenevo però stamattina a passare qua al congresso dell'ANPI, tenevo a portare questo saluto brevissimo, chiedo scusa se poi mi allontanerò subito e non vorrò assistere ai lavori, perché quando si parla dei valori, i quali voi oggi ne parlerete, per me è come un sentirsi a casa, sentirmi a casa. E noi finalmente, con una compagine che l'anno scorso è partita dal nulla, proprio da zero, siamo riusciti a Saviano, in una maniera, insomma, soffrendo, a fare in modo che una parte della popolazione che aveva avuto per molti anni una voce flebile, una voce che non veniva ascoltata, oggi comincia ad essere ascoltata. Certamente ci vuole tempo affinché i valori che noi abbiamo dentro e che hanno costituito il caposaldo della nostra esistenza possano veramente in questo paese trovare la giusta valutazione. Ma noi non demordiamo dinanzi a abbiamo pazienza per poterlo fare. E si passa pure attraverso magari dei momenti anche di contraddizione, dei momenti di